Eccoci insieme questa mattina a scuola di ballo con gli allievi ballerini del Royal Dance di Montegrotto e tra gli allievi abbiamo con noi Giorgia Buongiorno. Tommasella. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie. 15 anni, 16, 16, quasi mi 17. hanno spiegato male qui l'età. Eh sì, quest'anno 17. Quest'anno 17 di Jesolo, appassionata di danza. Eh sì. Allora, com'è nata questa passione e com'è cominciata? Beh, mia mamma è un'insegnante, Ah quindi sì? ce l'ho avuta in casa e me l'ha passata a me. Da quando a 4 anni ho iniziato con la danza classica, poi ho provato ginnastica ritmica, moderno, hip hop e da quando ho 6 anni ho ballato latino. Quindi i Poi balli latini, che sono diversi dagli standard, che richiedono anche sempre balli di coppia, elasticità. sì, sempre balli di coppia comunque, cambiano i generi, però sempre così. E dopo l'anno Ma scorso, quindi diciamo proprio figlia d'arte sostanzialmente, la mamma è maestra di ballo, anche il papà in no, coppia col papà, quindi no, ha dovuto lei un'esperienza diversa, un sì, ballerino, quindi il papà gelosissimo. Abbiamo molto. sentito che alla fine passano molte ore insieme di allenamento, però insomma, se uno piace ballare. Vabbè, la passione è mia, quindi non sua. Quindi la mamma ha trasmesso questa passione su un terreno fertile a quanto Sì. pare, ma a 4 anni. Sono entrata in scuola, mi piaceva la musica e ho provato, è andata. Spesso vediamo in queste esibizioni questi pulcini che escono e tu eri una di questi pulcini Sì. che se ne uscivano, ecco. E invece com'è andata l'avventura della ricerca del compagno? Ne ho cambiati tre. Perché comunque è difficile, devi impegnarti, deve essere una cosa che ti piace e nel corso degli anni ho dovuto cambiare. E l'ultimo, il mio ballerino, è quello che Che viene più tardi oggi. arriviamo, Gianluca Chieregati. E con lui ho cambiato genere perché dai latini sono passata agli standard e è iniziata un'altra Ancora non avventura. abbiamo delle immagini di Giorgia No. Tommasella che balla, bellissime come quelle che vediamo in questo No, momento, ancora però no. ma chissà, in futuro magari Speriamo presto. arriveranno anche queste immagini. Ecco, com'è cresciuta la tua professionalità nel ballo? Come ti senti maturata fino a questo punto e quali sono gli obiettivi che speri di poter raggiungere? Da piccola era un gioco e dopo man mano ti senti presa dalle competizioni, comunque da voler migliorare, voler ottenere dei risultati e dopo adesso speriamo di raggiungere buoni risultati, magari come Roberto e Tania. Mamma mia, credo che la determinazione sia tanta, anche perché venire da Jesolo alla Eh scuola sì, è è anche molto molta strada. complicato, molta strada. Quante ore di allenamento fai durante la settimana? Allora, dalle 2 ore di allenamento e dopo 2 lezioni, 3, dipende. E cos'è che ti piace di più? Come ballo, il valzer lento. Perché mi piace di più la musica, il movimento, l'eleganza anche del ballo. Assolutamente. E se no, il tango, perché è completamente l'opposto, però ha comunque questa grinta, questo devi metterci Ecco, passione. prima abbiamo sentito Roberto Regnoli che ci diceva che il tango non è il più difficile dei balli. Anche No, secondo me è lo slow fox, quello più difficile, per sì. Richiede molta tecnica e va studiato molto più a fondo. te. Eppure quando si vede un ballerino di tango subito si pensa, mamma mia, come fanno. Perché è molto più scenico, anche la musica è molto più coinvolgente. Richiede una certa postura, la posizione, invece magari gli altri balli colpiscono meno all'inizio. E mentre la differenza tra i latini e gli standard, sono più difficili gli standard rispetto ai latini, cioè, o è semplicemente tutta un'altra musica, come si dice? Allora, come difficoltà forse sono allo stesso livello perché richiedono comunque tutti e due un grande allenamento e un grande impegno, però forse gli standard per il contatto fisico, perché con i latini puoi anche stare staccato dal partner, invece con gli standard devi comunque avere dei punti di contatto per continuare a ballare. Forse quello è il più grande impegno che c'è negli standard. Ho capito. Allora, mi piacerebbe anche che ti rivolgessi ai ragazzi della tua età, perché sono parecchie le persone che hanno questo tipo di passione, anche alla tua età.
No, non lo so, penso di sì, comunque la musica piace a tutti e ballare penso sia un modo anche di sfogarsi a volte. Però penso appunto che tanti ragazzi magari adesso si dedicano all'hip hop o cose di questo genere. Tu stessa prima raccontavi che ci sei anche, hai attraversato anche questa fase. Penso che per la TV trasmette molto più forse hip hop e quel genere di musica, però magari adesso con i programmi che stanno facendo riesci ad avvicinarti di più, cioè comunque è un modo anche più per relazionarsi molto più vicino rispetto all'hip hop, perché l'hip hop sei comunque distante, non hai un contatto fisico sempre e le musiche sono molto diverse, anche se sono molti generi diversi, più o meno lo stesso tipo. Mentre gli standard variano da ogni ballo alla sua musica, al suo tempo, ai suoi passi. Quindi penso che sia molto più un modo per mettersi più alla prova come quindi, standard. E le esibizioni? Hai già cominciato con le esibizioni sì. All'interno di qualche manifestazione? Allora, abbiamo partecipato a delle esibizioni a Montegrotto e comunque nelle zone qua padovane. Dopo... Però avendo la mamma maestra, eri abituata già all'esibizione? Sì. A Jesolo ne facevamo anche con la scuola di mia mamma. E lì ne abbiamo fatte qualcuna, però molto meno. E sono, diciamo, il modo che hai per divertirti del ballo. È il modo di dimostrare al pubblico che quello che ti piace, cosa vuoi fare, di relazionarti anche con il pubblico. Mentre una gara magari sei più concentrato sul dare il massimo per raggiungere un obiettivo. Ecco, e con i coetanei cosa dicono quando ti vedono ballare o quando sanno che fai questo tipo di attività? Beh, a volte non capiscono come faccio, perché comunque è un grande sacrificio, molte ore sono, le perdo dallo studio per allenarmi, per a scuola vai bene? Sì, no, non c'è problema. Sapevo che eri una brava ragazza, si vede. Sì. No, a scuola non c'è problema. Però comunque è un impegno e bisogna dedicarsi il suo tempo e magari a volte uno di questo ha paura perché non pensi che hai il tempo tutto libero per fare quello che vuoi, se sai che hai un impegno devi farlo. Assolutamente. Come sono Tania e Roberto come insegnanti? Sono severi? Tania più di Roberto. Ah, all'apparenza. Sì? Poi dopo all'apparenza. La conosciamo. All'apparenza sembra più magari distaccata, però poi quando ti avvicini, è molto cordiale, anche si relaziona con noi molto bene, a volte sembra della nostra età. Ah beh, bisogna mantenersi sempre giovani dentro, dicono, e così è. Poi soprattutto penso quando si tratta di espressione, bisogna far emergere un pochino anche quella cosa che dicevi tu all'inizio, il gioco, la voglia di giocare, che penso che sia una cosa che rimane sempre. Sì. Anche per te così adesso anche? Sì, a volte lo senti un po' come un peso, però dopo fai un'esibizione, una gara e la voglia ce l'hai comunque. Cioè, se penso che se smettessi non riuscirei, perché ricomincerei subito. È un grande amore quello che nasce. Sì, perché il modo che ti senti quando entri in pista o quando fai una gara, quando anche entri solo per fare lezione, che senti tutto il tuo corpo, devi controllare tutto, hai la musica, e comunque è un modo per esprimere quello che hai, per sfogarti, per far capire quello che ti piace. È la mia vita. Ah sì, si sente che c'è una grande, grande passione e un po' ti trasforma anche dentro, come raccontavi, il fatto di sapersi ascoltare, saper controllare, saper esprimere verso l'esterno. Si fa anche un po' per gli altri o si fa più per se stessi? Entrambe penso, perché comunque io lo faccio anche per i miei genitori, anche per la fatica che fanno. Mia madre comunque ballando è anche una cosa sua. A volte mi dice che quando vede ballare me sembra di ballare lei di nuovo. Ah, quindi, però. Quindi un po' è logico che lo fai anche per loro, per i sacrifici, però il 90% è mio. Vedo che la soddisfazione c'è. Abbiamo detto prima di la volontà di raggiungere dei traguardi, qual è, su che tipo di ballo ti piacerebbe essere conosciuta oppure crescere? Beh, nelle gare vanno fatti tutti e cinque i balli, quindi devi essere bravo su tutti per vincere. E se potessi ambire adesso a un premio sarebbe entrare già nei 12 al campionato italiano di quest'anno. Però comunque c'è molto da lavorare. Ci sono delle sfide adesso, prossime, subito? Sì, già nelle prossime settimane ci saranno già delle gare. Ci sono già delle gare, dopo ogni gara è a sé.
il campionato italiano, diciamo, è la fine del percorso che metti alla prova se quello che hai lavorato durante l'anno è servito o se c'è da lavorare ancora. Allora, in bocca al lupo. Grazie. E grazie di essere stata con noi questa mattina. E tra pochissimo sarà con noi anche il compagno di ballo di Giorgia, Gianluca Chieregati, e anche lui chiederemo come si è avvicinato a questo percorso. Lui ha 18 anni, lo conosciamo tra qualche minuto.